Buongiorno e benvenuti in questo video, dove andremo a scoprire in anteprima la nuova Trek e Monta. Ecco voi la bici che utilizzerà il nostro Vincenzo Nibali in questo 2021. Adesso andiamo a scoprirla più a fondo. Trek e Monta non perde la sua caratteristica vincente, la leggerezza. Difatti in taglia L il nuovo telaio pesa 658 grammi, accompagnato da una forcella di 350 grammi. Seppur Trek ha dovuto riprogettare il modello, cambiando anche il tipo di carbonio utilizzato, in questo caso ha utilizzato un carbonio OCLV800, che è il 30% più resistente rispetto al carbonio usato precedentemente. Questo ha permesso a Trek di utilizzare meno materiale e, nonostante il telaio, rispetto a quello più vecchio, ha delle tubazioni molto più abbondanti, il peso è addirittura inferiore. Trek ha rivisto le geometrie del telaio e ha cercato di dare una posizione più aggressiva ma allo stesso modo non troppo scomoda, riprendendo le geometrie della Trek Madone. Andando a vedere le grosse novità che ad occhio nudo anche un non esperto riuscirebbe ad accorgersi, abbiamo i tubi che, come detto prima, sono più grossi e li ha resi ancora più aerodinamici. Ha cercato di prendere delle forme della Trek Madone proprio. Questo possiamo vederlo soprattutto nelle parti, quelle davanti della bici. Come le bici che vi ho già presentato quest'anno, Wheelers SRL0 e Specialized Tarmac SL7, se non ti sei visto questi video ti consiglio di darci un occhio, anche qua Trek ha nascosto tutti i cavi all'interno del manubrio e all'interno del telaio. Per rendere possibile tutto questo, Trek ha dovuto riprogettare anche il manubrio di marca Bontrager, come le ruote, che sono comunque sempre di proprietà di Trek. Questo li ha portati a guadagnare in aerodinamica e in efficienza strutturale. Le nuove ruote sono di casa Bontrager, come abbiamo detto prima, e anche loro sono nuove, con un peso di 1325 grammi e un profilo da 37 mm, che sono molto adatte a questo tipo di bici. Le ruote sono tubeless ready, come si stanno facendo anche al momento, con un canale da 28 mm. Anche Trek e Monta sarà solo disco e ovviamente il telaio è stato progettato per le sollecitazioni di questo tipo di freno. Sembra proprio, a vederla, una piccola Madone. È stato cambiato il movimento centrale è un T47BB, è nella direzione della massima compatibilità con tutti i movimenti centrali T47 con cuscinetti interni sul mercato e dà proprio una facilità di manutenzione. Il vantaggio di questo sistema è nella presenza della filettatura pensata per eliminare in partenza gli scricolii che molto spesso si manifestano nelle soluzioni press fit. Come prezzi, invece, partiamo da 2.699 euro per la versione SL5 con Shimano 105, che però monta un carbonio OCLV500 e non ha il manubrio integrato, arrivando a 10.999 euro per il top di gamma. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per vedere i prossimi video. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima!